Paio di domande, diciamo che le prime subito. Che vorrei fare subito random. Subito. Allora, io sono uno studente di ingegneria gestionale e mi preoccupo molto di quello che è ovviamente il lavoro per i neolaureati e quindi il lavoro per i giovani. E anche per il semplice fatto che molti neolaureati sono costretti ad andare fuori, non tanto all'estero ma anche già al nord per trovare lavoro, dato che qui a Napoli non offre niente sotto questo aspetto. Lei cosa propone sotto questo punto di vista? Guarda, io di questa cosa ne abbiamo già un po' parlato. La verità, perché proprio l'urgenza è la prima necessità. Io quello che ho detto è che noi abbiamo un esercito di sapere a Napoli che è costituito da queste 5 università, 200.000 studenti, e bisogna fare in modo di tenerceli qua. La mia rabbia, sai qual è? La mia rabbia è quando sento ragazzi che dicono me ne devo andare da Napoli perché a Napoli non si può stare, perché a Napoli non si può fare niente, e quando li trovo fuori e mi dicono io a Napoli non rientro perché che rientro a fare a Napoli? E le condizioni invece a Napoli per avere un periodo di sviluppo, come è successo a Barcellona, come è successo per esempio Budapest, no? Budapest 10 anni fa aveva una disoccupazione specie giovanile che era spaventosa. Il PIL a Budapest non esisteva, oggi Budapest ha una disoccupazione bassissima, un PIL di tutto rispetto, come ha fatto? Ha utilizzato i fondi della Comunità Europea. Budapest prende anche le premialità, i fondi che Napoli, tutto il mezzogiorno per la verità, non utilizza e li manda indietro alla Comunità Europea, vanno come premialità alle città che le sanno utilizzare, tra cui Budapest e anche altre città dei ex paesi dell'est che sono venuti o che sono entrati nella Comunità Europea. Bisogna utilizzare i fondi della Comunità Europea. Io poi voglio fare un fondo insieme alla Regione per fare venture capital per i ragazzi, perché vedi, la mia più grossa aspirazione, sai qual è? È che noi abbiamo più imprenditori. Io fin da quando ero presidente degli industriali faccio un premio che si chiama Piccoli Imprenditori Crescono. In sostanza mando un fumetto, ogni anno scelgo 2 o 3 scuole, mando un fumetto in queste scuole a tutti gli alunni dove spiego come si fa a fare impresa. Alla fine del fumetto ci sono delle pagine in bianco, ogni bambino scrive un progetto imprenditoriale. Io poi li riunisco a Città della Scienza ogni anno, 700-800 di loro, e premio i primi 4-5 progetti imprenditoriali, perché voglio trasmettere la passione ai bambini di fare impresa, per non farli crescere con questa mentalità del posto fisso. Ma quante di queste imprese riescono a sopravvivere, diciamo, oltre il periodo di start-up? Beh, poi quello è un altro ragionamento, però ti posso dire, tu Anna ci devi provare, non è che se tu leggi il mio libro autobiografico che si chiama L'imprenditore Scugnizzo, io sono nato e cresciuto in un quartiere popolare, ho iniziato a fare impresa a 19 anni, mio padre non era un industriale, poi ho avuto un'azienda in India, negli Stati Uniti, in Sud America, ho fatto impresa nei 3 continenti. Ci sono periodi brutti, quando io sono uscito dal tessile è stato un periodo bruttissimo, ci sono periodi positivi, ma non ti devi far avvilire, devi buttare il cuore al di là dell'ostacolo e devi andare avanti. Ma tu guardi questa città, come stai combinando? Lei ha nominato il fondo europeo ed ho letto che anche grazie a questo fondo nei punti c'è un reddito per gli over 50. Sì. Volevo sapere di cosa si trattava e soprattutto perché solo agli over 50 e non anche ad un'altra fascia della popolazione che potrebbe beneficiare di questo reddito che mi pare era 600 euro mensili. Sì, perché tu il reddito di cittadinanza, il Comune di Napoli, che è quello che forse dici tu, che hanno lanciato qualcuno dopo la mia idea, non lo puoi dare perché le casse del comune non te lo consentono. Ma tu, io devi creare il lavoro per i giovani, e come ti ho detto io si crea lavoro per i giovani, io so come creare lavoro per i giovani, ma c'è un problema. Il problema serio è dato dai cinquantenni e io per 50 che perdono il posto di lavoro. Queste persone, il reinserimento nel mondo del lavoro è difficilissimo, perché siccome c'è una mole di giovani che preme per entrare nel mondo del lavoro, una mole enorme di giovani, se un'azienda, un ufficio qualsiasi ha bisogno di
un dipendente, non prende un cinquantenne, un over 50, prende un ragazzo, prende un giovane, e queste persone che fanno? Come bisogna fare per ridare dignità a queste persone? Tieni presente che io ho visto delle cose allucinanti, io ho visto... Quindi tu prevedi una specie di, diciamo, di indennità, di disoccupazione, sì, tra virgolette. Mo te lo spiego, quello che cos'è, ma io, perché mi è venuta questa cosa? Negli ultimi 2 o 3 mesi, girando la città, sì, io sono rimasto angosciato, perché ho visto che in alcune mense della Caritas, dove prima andavano solo i poveri a mangiare, ci vanno persone che fino a poco tempo fa avevano un lavoro dignitoso, e siccome hanno vergogna, si fanno dare il mangiare, se lo prendono in una busta e se lo portano a casa per mangiare insieme ai familiari. Ok. Allora io con questo fondo, utilizzo il fondo di sostegno sociale europeo, sì, e faccio un reddito di sostegno sociale ai cinquantenni over 50 che finiscono il periodo di mobilità e stanno senza lavoro, gli do 600 euro al mese per 18 mesi, però questo non è sufficiente, perché tu per ridare dignità a queste persone bisogna farle lavorare. Io, siccome la mia idea, ma da sempre, è quello che un comune come Napoli si deve dotare di una banca per il microcredito a vocazione territoriale, con la banca per il microcredito, che mi serve per stare vicino agli artigiani e ai commercianti, finanzi una piccola attività a queste persone. Se per esempio è un falegname che ha perso il posto di lavoro, tu gli dai un po' di finanza per aprire un piccolo negozietto come questo e si mette a riparare i mobili in maniera artigianale o a fare i mobili in maniera artigianale. Le persone, ma anche se è un pizzaiolo che è stato licenziato da una pizzeria, si può mettere una piccola pizzeria, se è un cuoco si può mettere una trattoria, se è un fabbro si può aprire un ferramento. Insomma, secondo me così gli ridai dignità, li metti a lavorare e forse, se vanno bene, prendono anche 1 o 2 persone a lavorare. Ed è giusto, ed è così che si... Cioè, questa è importante, vedi, qual è la differenza fra me e gli altri? È che io penso a un modello di città che funziona, tranquillo, sereno, gli altri pensano, ecco, alla città. Io ad esempio ho visto che lei si autofinanzia. No, dammi del tu. Posso darvi del tu? No, mi devi dare del tu. Io sono giovane per questo, anche per una questione di età. No, e dicevo, quindi del tu, ti autofinanzi la campagna elettorale, per quale motivo? Perché ho una passione sfegatata per la mia città. Amo Napoli, io sono un uomo, l'ho detto anche prima, se tu ti colleghi a Facebook e vai sulla mia pagina, vedi che trovi una cosa che ha fatto mia figlia 2 settimane fa a Città della Scienza, la mia più piccola, che ha 23 anni, stava lavorando a Milano da Recondo Ernestian, che adesso mi sta aiutando un po' in questa campagna elettorale. Mi ha scritto questa cosa 2 mesi fa e mi hanno fatto una sorpresa, perché gli hanno fatta raccontare a Città della Scienza. Io non lo sapevo. Lei alla fine ha detto che era mia figlia. Tu ascoltale se hai qualche minuto e vedi perché io sto facendo questa cosa. Io sono imprenditore, amo il mio lavoro, lo amo tantissimo il mio lavoro, ma non riesco a vedere più la città in questo stato. Siccome non c'è nessuno, secondo me, che si prende veramente l'impegno della città, perché tutti quelli che arrivano pensano ad altro. Questo che ci sta ora pensa a fare il leader di una sinistra antagonista, violenta. Molti scontri ci sono, cioè possiamo dire il vostro antagonista, il tuo antagonista. Lui pensa a fare il leader di una sinistra antagonista e violenta, litiga con Renzi. Perché litiga con Renzi? Tu non puoi litigare con il Presidente del Consiglio dei Ministri, devi fare l'interesse della città, non puoi isolare la città. Quello, anche se sbaglia, tu gli devi dire che sbaglia, ma non puoi litigare. Per me sbaglia, ma non puoi litigare. Ma oltre il profilo istituzionale, ma oltre il profilo istituzionale, perché lo fa? Perché lui pensa a candidarsi. Lui pensa a candidarsi a fare. Lui pensa a candidarsi a fare il leader di una sinistra antagonista contro Renzi nel 2018, quello che già ha provato a fare 4 anni fa con Ingroia, che è stato un flop colossale. Invece, se tu vieni a Napoli, ti devi dedicare solo alla città. E allora io voglio strappare la mia città dalle mani di chiacchieroni, populisti e politicanti. E soprattutto io voglio una città serena. Cioè, tu vedi oggi a Napoli, la mattina quando ti alzi, stanno tutti nervosi, tutti incavolati neri, perché c'è traffico, perché i pullman non arrivano, perché la strada è sporca, perché le buca, perché... E invece io voglio una città serena, una città tranquilla. E cosa mi dice? Hai detto che la città deve essere serena. E con l'ultima campagna che ha fatto, quella riguardo a Napoli apri gli occhi, se non sbaglio, quella non ha contribuito apri gli occhi, Napoli. Nessun modo a rendere sereni i cittadini, anzi... Secondo me mettere dei cartelli, appunto, vanno di qua,
mettere dei cartelli che infangano Napoli sotto quasi tutti gli aspetti, questo non rende un cittadino sereno di vivere in questa città. Gianluca, ma infanga Napoli chi la riduce in queste condizioni, non chi dice apri gli occhi, infanga Napoli chi l'ha ridotto come queste strade che stiamo attraversando noi. Ma qui ti sembra di stare in una città europea, a me qui mi sembra di stare in India di 30 qui, anni fa. Che siamo, diciamo, nella zona orientale della città, sì, cioè questi, questi infangano Napoli. Ma allora anche quello che ha detto Franco Roberti ieri, è stata la Federico II, hanno fatto questo simposio sulla criminalità e che ha detto che Napoli è prima in Italia, come dicevo io un po' di tempo fa, allora anche Franco Roberti infanga Napoli, sputta Napoli, allora anche quelli che fanno i fondi sui giornali il mattino, quasi tutte le settimane, infanga Napoli. E tu vai, guarda di qualche video di De Magistris di 5 anni fa che diceva di Napoli. Beh, probabilmente perché la differenza, credo, è che da un lato magari c'è tra virgolette un ragionamento articolato, eccetera, magari il cartellone forse, ecco, per altri non è guardate, più... vi sbagliato, non è così. Dirlo, diciamo... perché dirlo è giusto, cioè uno deve mettere, diciamo, i puntini su lei e dire Napoli è in questa situazione, è onestà, e tutti i cittadini italiani napoletani sanno che comunque Napoli vive questa situazione, è la forma che comunque ha colpito. Però molti. Dopo ci stanno anche le soluzioni, perché quella cosa è durata una settimana, dopo una settimana ci sono state le affissioni per le soluzioni a quei problemi, ma quei cartelloni sono anche per contestare quello che diceva qualcuno 5 anni fa, perché 5 anni fa qualcuno ha fatto 21 punti del suo programma che erano esattamente quelli che io ho messo sui cartelloni. In 5 anni la situazione è peggiorata, che non ci sarebbe stata più criminalità, che le funicolari aperte fino all'1 di notte, alle 2 di notte, i mezzi pubblici tutta la notte in circolazione. Ah, De Magistris, ah, ovviamente. Okay, no, diciamo, cioè, quindi se uno non ha mantenuto. Per diciamo, cui quella là, anziché fare quella che io ho fatto 3 anni fa con il naso di Pinocchio, le promesse di Gigino, vi ricordate? Sì. Che erano le promesse fatte. Quella invece, campagna elettorale, esatto, diciamo. Quella invece no, perché tu non puoi fare promesse ai cittadini che non mantieni. Okay. Se questo fosse un paese, come devo dire, un paese civile, va? Un paese all'avanguardia, se fossimo negli Stati Uniti, tu saresti rimosso dal tuo mandato, ecco, perché hai mentito agli elettori, perché questo, tu continui a mentire agli elettori, allora saresti... Questa è una cosa sbagliata, lei che garanzia ha? Cioè, lei dice io non mentirò agli elettori, cioè io farò questo se gli elettori appunto mi votano, e come garanzia, cioè guarda, il solo fatto di amare la città, come ha detto prima, può garantire questo, che lei faccia... No, però gli altri sono stati provati, a me nessuno mi ha provato ancora, io non faccio il politico, non voglio fare il politico, sto chiedendo la fiducia dei napoletani, e lo faccio a costo zero, perché mentre gli altri lo fanno per vivere loro e la loro famiglia, io ho detto lo faccio a costo zero, non prendo lo stipendio, lo metto su un fondo e lo destino alle famiglie bisognose, e ho detto anche non mi candido a null'altro perché dopo 5 anni ritorno a fare l'imprenditore, okay. e ho detto anche che dopo 2 anni e mezzo io darò incarico alle università. Le università faranno una specie di referendum o chiederanno ai cittadini se i cittadini sono soddisfatti del mio lavoro, e cioè se io sto rispondendo alle istanze dei cittadini e sto mantenendo gli impegni. Una specie di controllo di metà mandato. Esattamente, ecco. Io resto, altrimenti me ne vado, perché il mio mestiere è fare l'imprenditore, ma mi voglio dedicare un po' alla mia città, ripeto, perché non mi rassegno al declino di Napoli. Diciamo, tu gli ultimi 5 anni comunque hai fatto opposizione in consiglio comunale, no? Sì, l'unico a fare opposizione, nonostante ho fatto l'imprenditore, l'unico che nella storia è rimasto in consiglio comunale a fare opposizione. E sei riuscito, magari, diciamo, quali risultati sei riuscito a ottenere in questo ruolo, se ce ne sono stati, è stato completamente impossibile? I risultati sono stati quelli di smascherare le nefandezze di questa amministrazione, però vedi, il consiglio comunale è un problema serio, perché chi gestisce l'amministrazione, sì, si mette d'accordo, distribuisce, cioè, favori con associativismo degenerativo, ecco, io lo chiamo, distribuisce favori e prebende pur di avere qualche voto. Tu vedi oggi le liste che sono state fatte, nelle liste dei Magistris ci sta gente che 5 anni fa era in Forza Italia, 10 anni fa era nel PDL, gente che stava nell'estrema destra, gente che, cioè, ci sta di tutto, per cui giusto per avere quello che io chiamo un voto di scambio, giusto? Ho un reddito garantito, che sono quei 1.200 euro al mese circa che guadagna un consigliere comunale. Io sono stato consigliere comunale anche là a costo zero, ho comprato la cancelleria io, non ho usato mai il telefonino dell'amministrazione comunale, mai, non ho avuto le 6 persone che spettano a uno che fa il capogruppo e che sta in consiglio comunale, per cui sono stato anche
consiglieri come al costo zero, perché ci sono degli sprechi enormi. Tu pensa che hanno fatto delle missioni, Claudio De Magistris è andato a una fiera della musica, dice che lavora a costo zero, ma è andato a una fiera della musica che è costata 1200 euro, ma che se ne frega al Comune di Napoli della fiera della musica? Hanno dato la cittadinanza onoraria a Ocalan, che è un noto terrorista, è costato 10.000 euro, ma che ce ne frega a noi? Per quanto riguarda invece quello che era un altro mio pensiero, allora Napoli, lei crede che Napoli che Napoli possa vivere di solo turismo? E se sì, come può farlo? Cioè, come intendi cercare di migliorare Napoli sotto l'aspetto del turismo, appunto, anche i problemi legati alla balneazione? Sì, le industrie nelle città, nelle aree metropolitane, ma lo dice la comunità europea, non sono più praticabili. Qui lo sviluppo delle città, delle aree metropolitane avviene attraverso il turismo, le grandi operazioni di riqualificazione urbana che dobbiamo iniziare a fare anche a Napoli. Vedendo queste zone. Esattamente, e i servizi. E questo si può fare. Per il turismo tu devi avere 20 volte il numero di turisti che hai oggi, 20 volte le camere d'albergo che hai, sempre piene. Per fare questo devi avere i servizi con funzione. I servizi che funzionano, i pullman e a partire credo dai mezzi pubblici. Sì, io sono universitario e dico che sono fortunato ad andare all'università con i miei mezzi, perché se mi dovessi muovere appunto utilizzando un pullman o i treni non arriverei mai all'università. E tu mettiti nei panni di un turista che vuole andare a visitare Bagnoli, ecco, o nei panni di un turista che vuole andare al Museo di Capodimonte, e come ci va? Quando ci va? Avevamo 5 anni fa c'erano in circolazione 540 autobus, oggi ci sono in circolazione 200 ma autobus. Qual è la ragione per cui la quota... ragione perché cioè, la società non è efficiente, perché non hanno i soldi per i pezzi di ricambio, perché pensano ad altro, perché per esempio spendono 357.000 euro all'anno per ogni immobile occupato abusivamente dai centri sociali e non pensano a fare cassa per mettere a posto i mezzi pubblici, non pensano quindi a fare cassa. Te, diciamo, i pochi fondi che di base a disposizione l'amministrazione comunale vengono spesi male o per cose spesi che male, non sono utili. Questo diciamo è quello che... Scusa, ma noi abbiamo un problema di sicurezza, abbiamo le telecamere che non funzionano. Sì. Ci sono 700 telecamere, dovremmo avere 1000 e di queste 700 la metà non funzionano. Ma perché devo spendere 26 milioni di euro per le regate e poi ho le telecamere che non funzionano? Perché devo spendere 1 milione di euro per far arrivare a Napoli il Giro d'Italia e poi ho le telecamere che non funzionano? Ecco, quindi amministrare i fondi e diciamo investirli nelle cose che servono realmente al cittadino. Guarda Gianluca, c'è anche una maggiore sicurezza in questo, in questi quartieri. C'è una priorità, la priorità sai qual è? La priorità è la serenità e la vivibilità, la serenità del cittadino e la vivibilità della città. Quella è la priorità. Io non voglio più una città rancorosa, che trasmette odio, violenza. Quella è la priorità. E per essere quella la priorità, devi far vivere bene tutti. E per far vivere bene tutti, devi iniziare dalle periferie. Ecco. Devi iniziare a mettere a posto le aree degradate, che sono state dimenticate. Da là devi iniziare. Questa come tante altre, anche nella zona di Garibaldi. È diventata periferia anche quella, purtroppo. Si può dire di sì, zona degradata. E invece, per quanto riguarda ad esempio le strade, proprio i fondi stradali, vedo Napoli, cioè ogni strada di Napoli è una strada. Diciamo al manto stradale, ti vedo perché io sono un universitario. Dobbiamo andare più avanti, secondo me, perché sennò quasi blocchiamo la strada. Andiamo più avanti, per farle andare più avanti. Fallo andare più avanti e poi giriamo e torniamo indietro magari. Sì. Okay. Anche perché l'argomento dei fossi. Dei fossi diciamo, napoletani. Che addirittura io vedo su internet, vedo che in altri paesi si mettono delle buche finte per evitare che le persone possano correre con la macchina. Qui invece le buche sono reali. Sono in ogni strada in Napoli anziché non c'è la domanda, una buca che non ti porti a aggiustare la macchina. Anziché buttare i soldi così, no? 1.300.000 euro per quella pista ciclabile, la barzelletta d'Europa. Dove? Il centro storico, dappertutto. Anziché buttare soldi così, ma non si potevano mettere a posto le strade. Anziché far tornare indietro i soldi alla comunità europea. Stanno cercando però via Marina e iniziati i lavori. Sì, perché stiamo sotto le elezioni, ovviamente. Allora sotto le elezioni. Ah, vedete, quindi. Che sia, diciamo...
campagna elettorale. Sì, ma adesso si fa tutto a luglio. Oggi si delibera tutto, però poi si fa a luglio, dopo il 5 giugno, dopo le elezioni. Ho capito, quindi quella è solo una mossa per cercare di accaparrare. Le strade bisogna rifarle tutte e poi ho un sistema per appaltare velocemente quando si rompe una strada, che è il sistema che è stato adottato anche dalla città di Salerno, che è un sistema abbastanza innovativo, in modo che se si rompe una strada tu c'hai subito che dare ripare e poi non fai i lavori di sommurgenza, che sono quelli che ti fanno fare clientela, che ti fanno fare i debiti fuori bilancio. Insomma, io ho in testa un modello di città che funziona. Per esempio, io non dico ispirato, però De Luca è un buon modello, l'attuale presidente della regione, per te. De Luca è stato un buon amministratore della città di Salerno. Io a Salerno sto facendo un investimento di 150 milioni di euro, che è come se fosse l'Italsider a Napoli. Quella è la stessa cosa per Salerno, perché è un'area, una riqualificazione di un'area enorme. Siamo stati sotto processi e lui, siamo stati assolti tutti e due perché il fatto non sussiste, abbiamo rinunciato alla prescrizione, vi ricordate 5 anni fa? Certo. Perché poi quando parte la macchina del fango, sai, dicono queste cose. Là è stato un modello di buona amministrazione, ci saranno 1000 occupati diretti, 1000 nell'indotto, sarà inaugurato a settembre, abbiamo inaugurato l'allargamento di Via dei Greci che gli ho consegnato come opera pubblica e soprattutto non c'è un euro di soldi pubblici, tutto privato, tutto finanziato da me e dalle banche. E quindi io a Napoli non voglio vedere, per esempio, più situazioni angosciose come ho visto nei giorni scorsi in una stanzetta a Bagnolo, 3 famiglie, 14 persone a terra, e poi vedo regalare un immobile di 800 metri quadri al centro storico a uno che fa l'attrice perché è amica degli amici, del fratello. Non va bene così, non va bene. Io voglio un altro tipo di città, voglio una città che pensa ai cittadini, non una città che pensa agli amici, ai parenti, ai fratelli, alle sorelle. Questo quindi dobbiamo aspettare qualche settimana per vedere il risultato. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie a te.